Ecco, vediamo invece adesso di prendere uno spezzone un pochino più consistente, per esempio per Elisa, che è un pezzo un po' più lungo, e di qui vediamo che su Wikipedia ci offre uno file MP3 che è un pochino più sostanzioso. Quindi lo salviamo, SC, per Elisa, MP3. Poi abbiamo imparato l'altra volta che possiamo prenderlo con Audacity, quindi ecco Audacity, apriamo il file per Elisa MP3 e poi ricordiamoci, vedete qui c'è 22.050, noi dobbiamo invece esportare a 44.100. 44.100, 44.100 Hz e poi facciamo export in formato WAV 16 bit PCM. Proviamo a salvarlo. Ok. E poi dobbiamo però spezzarlo in tanti pezzettini. Quindi a questo punto Audacity ci interessa di meno, non salviamo la cosa e dobbiamo cercarci un qualche cosa di open source che ci permetta di fare questa cosa. Quindi facciamo, allora si chiama slice audio file splitter, slice mi sembra NCH. NCH è la società che lo fa, slice audio file splitter, società che fa questo programmino molto ben fatto, che è gratuito. Attenzione quando lo scaricate che introduce. Allora, esperimenti di uso. Allora, eccoci, ci salviamo slice setup e quando lo installiamo ricordiamoci solo che di evitare di dunque. Ok, questo qui è un programma di agreement. Un programma, una semplice licenza, ok, australiano. Ecco, quando si installa, noi possiamo dirgli di prendere semplicemente le cose più semplici, quindi WavePad Audio Editor, niente di particolare. E quindi diciamo di non mettere l'NCH toolbar. Ok, attenzione perché se no, anzi, tra poco dovrebbe forse chiedere anche qualcosa sulla toolbar. Ok, quando lui ha fatto l'installazione, ci troviamo praticamente con questa figura, no? E qui possiamo andare a allora lui ci mette Sliced Folder quello, e noi possiamo in realtà aprirci il nostro programmino, che è quello su cui c'è il punto WAV lungo. Che abbiamo fatto, vedete che è un pochino lunghetto, lo mettiamo qua dentro, lo trasciniamo e poi gli diciamo che vogliamo suddividerlo in file lunghi ognuno 10 secondi perché è il limite di Second Life, no? Mettiamo 10 secondi. Ok, quindi avendo fatto questo facciamo slice e quindi a questo punto sliced folder, vediamo un po' se è vero. Users Explorer, vedete che dentro quel direttorio ci ha messo tutti i miei pezzettini e quindi questi pezzettini sono tutti lunghi esattamente 10 secondi. Quindi se io lo clicco, vedete che compare. E poi di altri 10 secondi continuo dall'altra parte. Ora noi dobbiamo andare in dove eravamo in OpenSim e qui cominceremo a, per l'esempio che facciamo, scarichiamo soltanto dunque iMusic, eccolo qua, abbiamo scarichiamo la parte 1.
parte 1 su 16, eccola, poi scarichiamo parte 2. In teoria poi questa operazione dovrebbe essere semplificata perché possiamo fare upload bulk e in questo caso possiamo fare insieme 3, 4, 5 e quindi caricare più file insieme, cosa che è più facile, no? Quindi lui adesso ci chiederà altre 3 conferme, 2, 3. In realtà voi lo farete per tutti i 16 frammenti. Qui potete controllare. Ok? E poi chiudete tranquillamente il vostro coso. Ora, lo script che avevate non va più bene, dobbiamo aver bisogno di uno script un pochino più complicato. Ecco, quindi l'abbiamo messo dentro questo print, gli abbiamo messo gli spezzoni che abbiamo e poi gli abbiamo messo questo script. Questo script permette di suonare in sequenza tutti gli spezzoni. Quindi vedremo. Che se noi clicchiamo, vedete che qui ci fa vedere lo spezzone che sta suonando, quindi ne abbiamo messi 5, quindi ne fa suonare 5. Quindi questo vedete che stiamo riuscendo ad andare oltre il limite dei 10 secondi. Ecco qui l'unica cosa quando passa fra una spezzone e l'altra potrebbe esserci una piccola imperfezione, ma insomma è già parecchio per riuscire almeno ad avere un'idea. Allora, la musica viene suonata fino in fondo, no? Se noi la vogliamo interrompere prima, possiamo cliccarla, si interrompe e quindi riprende. E quindi è tutto. Quindi l'abbiamo visto uno script questo per sentire una nota o un pezzo musicale minore di 10 secondi e questo per sentire una musica o una canzone più lunga. E questo è tutto, ci sentiamo la prossima volta.